Mattarella ha conferito 36 onorificenze di Cavaliere della Repubblica a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo o impegno nella solidarietà e nel volontariato. Luciano Ghilfi e poi con Lino Lombardi sentiamo l'intervista a Chiara Amirante, premiata per il suo impegno verso gli emarginati. C'è tanta solidarietà in Italia e le 36 storie scelte dal presidente Mattarella lo dimostrano. Eroi civili sono stati definiti, uomini e donne che hanno fatto dello straordinario all'ordinario, singoli gesti eroici o lungo impegno per gli altri. Riconoscere il valore di chi non si volta dall'altra parte, di chi si rimbocca le maniche, è diventato uno degli elementi caratterizzanti di questo settennato. 36 storie da nord a sud, dai 18 ai 92 anni, dalla ragazza che ha saputo reagire alla malattia alla 92enne centralinista della Croce Rossa, dal sacerdote impegnato nelle periferie romane contro emarginazione, violenza e disabilità, a chi dopo il lavoro in Liguria si veste da uomo ragno per portare un sorriso nei reparti pediatrici. Il bene è anche gli occhi del sopravvissuto alla strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, che non si stanca di testimoniare quegli orrori perché non abbiano a ripetersi, o quella del carabiniere forestale di origine marocchina che, dopo essere stato campione azzurro di atletica leggera e oggi campione di integrazione e legalità attraverso lo sport nella periferia difficile di Palermo. Prima, durante e dopo la pandemia c'è tanto da fare. Per Mattarella la solidarietà non è solo altruismo, ma è sentirsi parte di una comunità. Donare amore riaccende la vita laddove c'è la morte. Sono convinta che la rivoluzione più grande e più potente di cui il mondo ha bisogno è l'amore. Tutti noi possiamo fare nel nostro piccolo qualcosa. Sono passati 25 anni da quando Chiara Mirante cominciò ad andare alla stazione Termini, spinta dal desiderio di aiutare il popolo della notte, fatto di emarginati, vittime della droga e alcol. Nel 1994 la prima casa di accoglienza per dare un lavoro, una speranza a chi aveva bisogno. Oggi sono 231 i centri e 700.000 i volontari della comunità Nuovi Orizzonti sparsi in 17 paesi nel mondo. Questa terza guerra mondiale è drammatica, pensiamo solo agli abusi nella sessualità, sono 250 milioni di bambini che subiscono abusi e quelle sono ferite mortali che ti segnano la vita. E per non parlare del girone infernale prostituzione e schiavitù che sta dilagando. A mettere in ginocchio giovani e famiglie ora c'è la pandemia che, oltre a mietere vittime, colpisce le finanze degli italiani. Vediamo tanti ragazzi in depressione, in crisi di panico e soffrire di stati d'ansia e credo che le conseguenze saranno drammatiche dal punto di vista psicologico, oltre che economico e di salute fisica. Italia! Sì!